nell'aria, quindi sicuramente è un annuncio che ci impegna, che come abbiamo detto fin dall'inizio interessa molto la città di Verona, sia per la nostra struttura sia per l'evento che in sé, avere gli europei in Italia dopo tanti anni e concorrere ovviamente come città ospitante ci pone una sfida davanti e siamo convinti che si possa ovviamente giocare, vediamo perché alcune cose sono ancora in forse perché non si sa nel format, tantomeno le città che saranno coinvolte come numero e quindi sta a noi adesso trovare preparati e soprattutto vedere quali sono l'iter per rendere il nostro stadio adeguato alla competizione. Il numero, lei dice, non sono cinque, non è ancora deciso che siano cinque le città italiane. No, non è ancora deciso, anche perché non, credo che non sia ancora confermato il format della competizione, quindi non si sa quante partite si dovranno giocare. Insomma, sicuramente abbiamo qualche anno davanti, ma qualche mese mi verrebbe da dire per avere noi idea di cosa fare della nostra struttura, ma al di là di questo credo che insomma, siamo comunque convinti che allo stadio dobbiamo mettere mano, già lo faremo in parte quest'anno e comunque la volontà è quella di adeguarlo agli standard europei. Quale sarà il prossimo passo immediato, Sindaco? Ma credo che ci troveremo con la federazione ancora come abbiamo fatto recentemente per aggiornarci, allinearci e soprattutto avere ancora un cronoprogramma anche di qual è l'iter che le città che sono coinvolte oggi devono rispettare per poi poter ambire o essere pronte per ospitare le partite.